Super Fan News, benvenuti da Martina Bricalli. Partiamo con una notizia di sanità. Saranno presentati oggi, al presidio ospedaliero Manzoni di Lecco, i due nuovi primari Giovanni Rossi, direttore dell'unità operativa complessa chirurgia vascolare, e Franco Riboldi, direttore dell'unità operativa complessa rete dipendenze. Questa mattina, in località Ca Maggiore, nel comune di Vedrogno, una persona è caduta ed è stato allertato il soccorso alpino. Le operazioni sono ancora in corso. Nella serata di domenica, il capotreno della Lecco Milano Porta Garibaldi e la guardia giurata che l'accompagnava sono stati aggrediti ancor prima che il treno partisse dalla stazione di Lecco. I due, 55 e 33 anni, sono stati colpiti da un giovane intorno ai 25 anni che è scappato dopo l'aggressione e che la polizia sta ancora cercando. Nell'ambito del progetto Living Land, sono partiti i lavori di riqualificazione del sottopasso del centro sportivo del Bione. Alpinismo. Nuova impresa degli Asenpal. Davide Bernasconi e Andrea Dell'Oro hanno conquistato la vetta del Pizzo Badile, partendo da Piazza Cermenate a Lecco senza l'ausilio di mezzi a motore. L'impresa è stata compiuta sabato scorso. Passiamo alla pagina della cultura. Al via domani la 13ª edizione del Festival dei Cori Giovanili Giuseppe Zelioli, che ospiterà 8 cori provenienti da Unione Europea, Canada e Russia. I ragazzi arriveranno nella serata di domani e sfileranno per le vie del centro cittadino. Inizierà invece giovedì 5 luglio la 34ª edizione della Saga dei Pescarenic, che continuerà per i 10 giorni successivi, concludendosi domenica 15 luglio. Tutti i giorni tanto divertimento, musica e sport, con tornei di volley, bocce e laboratori. Contrariamente alla tradizione, quest'anno la regata dei batei non verrà effettuata, a causa di mancanza di rematori in piedi. Verrà inaugurata venerdì 6 luglio la mostra personale del fotografo Gianluca Chiodi, dal titolo Hearth, che rimarrà aperta al pubblico da sabato 7 luglio a domenica 29 luglio. La Torre Viscontea ospita l'esposizione, creata in collaborazione con il Parco Regionale del Montebarro e Legambiente. Concludiamo con due comunicazioni di servizio. Nella giornata di domani, mercoledì 4 luglio, il servizio tributi del Comune di Lecco rimarrà chiuso al pubblico per consentire al personale la partecipazione a un corso di aggiornamento obbligatorio. Sarà comunque possibile raggiungere l'ufficio tramite i numeri telefonici e la mail indicati sul sito. Il Comune di Lecco è alla ricerca di giovani volenterosi che durante l'estate vogliono prestare servizio civile in ambito museale, giovani in forma giovani e asili nido. Maggiori informazioni sul sito del Comune. Da Martina Bricalli è tutto, appuntamento alla prossima edizione di Lecco FM News.